gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Beh, beh, allora, puntata numero 39? No, di nuovo, non ci ricordiamo, io non mi ricordo. Porca miseria. 30? 39. 39? Sì, sì, te la sei studiata questa volta? Stavolta mi ricordavo al 38. Una volta abbiamo detto una minchiata. La castroneria, ma... Però era lo stesso, sì. Va bene. Ma ti volevo dare una notizia. Vai. Che qualcuno ha ritrovato gli attributi. Veramente? Sì. Cosa è successo? Mi hanno detto che un nostro concittadino illustre, diciamo così, o è stato illustre, potrebbe aver ritrovato così sulla sabbia della spiaggia d'oro gli attributi e si mette di nuovo in discussione e scende in campo. Scende in campo? Lo fa per noi? Lo fa per come noi. Silvio? Come Silvio? Sì. Lo fa per noi? Il presidente operaio. Insomma. Esatto, sì. E chi è? Non ho capito. È il Paperino. È il Paperino? È il Paperino! È il Paperino! È il Paperino! Paperino! Paolo Strescino! Paolo Strescino! Io ho detto Paperino, ho detto Paolo Strescino! Paolo Strescino, beh sì, pare che dovrebbe essere ufficiale, sì. Bando alle ciance, noi stiamo registrando un giorno prima. Eh beh, certo. Diciamo, quindi... Sì, però... Dovrebbero annunciarlo oggi, diciamo, comunque in giornata, massimo domani, però Paolo Strescino dovrebbe essere nuovamente... In pista, dopo anni, l'ultima sua ha avuto sua un po' questi ruoli, sai, tipo responsabile degli enti locali, queste robe qua, ecco, torna in auge e in effetti potrebbe anche entrare in regione, perché effettivamente Fratelli d'Italia in questo momento è all'apice, diciamo così, del suo consenso elettorale, la gavetta, diciamo così, all'interno del suo consenso elettorale, quindi potrebbe tornare di nuovo a recitare un ruolo di primo piano nella politica locale. Ce lo vedi Paolo Strescino assessore, tipo assessore addirittura? Vedi come guarda già tanti voti. Intanto Bucci deve vincere. Vabbè, peraltro sì, Bucci, no. Adesso poi arriviamo a Bucci, che è il candidato alla presidenza della regione, sì, ecco, di Genova, per il centrodestra. Però si deve vincere, poi devono anche decidere di scegliere lui. Certo. Piuttosto che qualcun altro, anche se mi sembra che sia il candidato, diciamo così, di punta. Sì. È il candidato di punta. C'è anche Veronica Russo, che è consigliera uscente, però in effetti Strescino è. L'uomo di punta delle candidature di Fratelli d'Italia, quindi effettivamente potrebbe avere poi un ruolo importante in regione. Però poi ci sono anche altri. Qua dovrà battagliare, perché c'è Marco Scaiola. Scaiola è 9 su 100, dovrebbe candidarsi con Forza Italia. Con Forza Italia. Sempre che non lo facciano fuori prima, diciamo così. Esatto. E poi la candidatura di Forza Italia, in teoria, dovrebbe mettere fuori gioco una candidatura possibile dello zio. Voglio sperare a questo punto che Scaiola Claudio non candidi nessuno in Forza Italia. Speriamo, perché di sennò no. Di nuovo uno scontro fratricida, tipo Giletto, okay, Giletto esatto. Contro Marco, queste esatto. Cose qua, no? Speriamo che non lo faccia a questo punto, perché sennò di nuovo la tiritera. Dico la maglietta Scaiola vota Sappa. Scaiola vota Sappa, sì, Marco Scaiola che piange, sì, con il nostro collega Pomati, sì, un'intervista bellissima, è un momento epico della televisione, lo show veramente, sì. Vabbè, David Letterman, poi sì, tutta la questione della cugina che scriveva un falso profilo, diciamo che magari riusciamo ad archiviare questo Scaiola Gate, sì. E passiamo alle cose serie, tipo i Kennedy sembra, esatto, passiamo alle cose serie, lo chiamano anche John John? Sì, John. Oppure il biondo. Gente di Sanremo, Ah sì? Sì, ecco. The Blonde. Comunque dovrebbe esserci lui candidato, sì. Mentre nella Lega ci sarà Piana. Ci sarà Laviale. Sì, Laviale, sì. Insomma, sono già gente vista e rivista. Ecco. Vediamo, Piana stavolta non c'era così facile, Stavolta si deve guadagnare i voti, perché sì, la pagnotta sempre, diciamo. Si è candidato, però ha sempre un po' avuto quel culo, diciamo così, di essere al momento giusto. Dicevi, nel posto scusami, giusto. Non ho capito. Dove hai trovato questa parola sul che vocabolario? Cosa? Di culo? Quel culo. Per culo, quella botta di culo, quella botta di culo. Cioè, sei alzato, è più fortunato che questa mattina, colazione Zanichelli. Sì. Vabbè, comunque. Magari c'è la camicia, pensa di essere, capito? Di telecamera sinistra. Dicevo.
No, e quindi effettivamente si sarà una battaglia dura, un po' per tutti, devo dire, che comunque sono candidature forti, soprattutto ne parlavamo giusto oggi in tribunale con l'avvocato La Monica, consigliere comunale, che già ha fatto un endorsement maggioranza a Marco, esatto, che effettivamente saranno delle elezioni regionali probabilmente molto combattute, sicuramente le più combattute degli ultimi anni, perché da una parte ci sarà Orlando. Ci sarà Orlando, ex ministro della giustizia per il Partito Democratico, e dall'altra ci sarà Bucci, che è il sindaco di Genova, che proprio ieri ha sciolto le riserve, ha accettato la proposta della premier Meloni di scendere, vari leader nazionali, sì, vari leader nazionali, però diciamo che la Meloni è quello che l'avrebbe convinto. Poi vabbè, il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha detto che c'è la sua lunga mano, diciamo, lunga mano, anche vabbè, io ho fatto le mie opere di convincimento, ho fatto la mia parte, come al solito. Comunque sostanzialmente ci sarà Bucci contro Orlando, quindi una sfida bella tosta, bella tosta. E comunque diciamo che la candidatura di Bucci significa in un modo o nell'altro, no, perché io questo vorrei dirlo, perché sennò poi facciamo finta che le cose non siano così. Allora, Bucci è un uomo di totti, dai, su. Appunto, no, Scajola ha detto e ridetto e ridetto più volte, lo ha detto anche Rixi, dobbiamo prendere una persona che sia fuori da quelle dinamiche. Poi candidano Bucci e tu dici, beh no, sono io che gliel'ho chiesto. C'è un po' di confusione nel centrodestra, c'è un po' di confusione perché Bucci è evidentemente un'emanazione politica di Giovanni Totti, la è palesemente, la è anche dalle intercettazioni telefoniche dell'inchiesta che ha coinvolto Totti e tutto l'establishment, un pochettino del porto signorini, turistico, esatto, del porto commerciale di Genova. E mi sembra evidente, diciamo così, che sia appunto che la discontinuità non c'è. Non c'è nessuna discontinuità. Magari sarà, diciamo, è sicuramente un politico. Secondo me, se dovessi dire, il centrodestra ha fatto la scelta migliore. Perché Bucci è un politico molto amato, che sicuramente ha un'ottima capacità dialettica e anche un'ottima leadership, ecco. E quindi è sicuramente un candidato forte, il più forte, diciamo, del centrodestra, perché Rixi e la Cavo sembravano due candidati un po' più deboli, e lo stesso vale per Picciocchi, ecco, mentre invece Bucci sembra un candidato più forte. Però c'è questa incognita che effettivamente non si distanzia da Totti, e quindi bisogna vedere come l'elettorato valuterà la candidatura di un politico che comunque fa parte di quel mondo lì, nel sistema totiano, diciamo, quindi bisogna vedere come se la caveranno. E dall'altra parte c'è Orlando, però all'interno di un PD che, come al solito, è un disastro, ragazzi, è uno contro l'altro, non è possibile. Dopo anni, riescono a litigare sui giornali, no, ma io questo l'avevo proposto io, no, questo l'ho proposto io, l'altro è... Vabbè, qua ci sarà sicuramente Ioculano, che ha già messo i manifesti, diciamo così. No, i quattro candidati sono praticamente certi. C'è Ioculano, che è il consigliere uscente del Partito Democratico. Poi c'è Fulvio Fellegara, che è il vice sindaco di Sanremo. Anche lì prende questa cosa qua del... Sei stato appena eletto vice sindaco. Ma da quello che ho capito io, diciamo, un po' gliel'hanno chiesto, parlottando un po' con i vertici del Partito Democratico, la scelta anche di Deborah Bellotti, che è consigliere comunale a Imperia, e poi dovrebbe essere Anna Russo, l'avvocato Anna Russo, il quarto candidato, dovrebbe essere, questo non è ancora la certezza. Il Partito Democratico ha deciso di puntare sostanzialmente su candidati conosciuti che abbiano un ruolo istituzionale già in questo momento, per il motivo che c'è poco tempo per andare a votare, quindi hanno detto presentare dei candidati che sono fuori da queste dinamiche è rischioso, perché bisogna farli conoscere, non c'è tempo, quindi meglio prendere qualcuno che ha già incarichi in questo momento, che ha fatto magari campagne elettorali recentemente, quindi è conosciuto dall'elettorato. Per una volta un'idea che potrebbe essere quasi geniale per i partiti democratici, quasi geniale per come sceglie nuovamente il PD, è quasi una genialata. E comunque sostanzialmente questa sarà un po' la competizione elettorale. Poi non vogliamo togliere importanza a tutti gli altri partiti, si parla anche di Lucio Sarri, di Carlo Lattero come candidati di sinistra italiana, però insomma, lo scontro vero e proprio sarà tra il Partito, Democratico e il centrodestra. Il centrodestra, il Partito Democratico dovrebbe essere quello che traina. Poi c'è tutta l'incognita di Renzi, attenzione, che non si capisce dove andrà, se andrà con Bucci, Orlando. Ha detto che Bucci non lo... Ma chi lo vuole Renzi? Per forza, grazie, voglio dire,
portarsi Renzi dietro significa perdere, significa perdere, perché poi è uno che a livello nazionale spara così, le spara un po' così, un giorno dice una cosa, un giorno dice un po' come Calenda anche lui, quindi è un po' rischioso portarsi dietro Renzi. Bisogna vedere alla fine che cosa deciderà, ecco, Italia Viva sostanzialmente dove andrà. Sì, perché poi c'è la paita, no? Tipo, la paita, esattamente, con Renzi. Quindi bisogna vedere un pochettino, insomma, che si mettano a posto ancora questi ultimi tasselli, però ci siamo, perché ormai fino a ottobre si vota, quindi bisogna accelerare, presentare le liste, i candidati, e poi inizia la campagna elettorale, lì sarà una battaglia bella tosta. E invece la notizia delle notizie è che non viene Mattarella. Doveva essere oggi, perché adesso ripartiamo. Stiamo registrando oggi, giovedì su venerdì. Doveva venire oggi, doveva esserci l'inaugurazione del Cavour. Ecco, io devo dire questa cosa qua. Io non sono assolutamente d'accordo con che cosa? Questa decisione di rinviare data da destinarsi, d'accordo, è un'assurdità, sì, secondo ormai diciamo, sì. Andiamo avanti, l'inaugurazione del Cavour si fa, non c'è Mattarella, si fa lo stesso, anche perché la stagione teatrale dovrebbe quando verrà Mattarella farà un'altra cosa, deve forse inaugurare qualche cosa, no, viene qua, a parte che l'hanno già inaugurato 150 volte, quindi non capisco il motivo di fare sempre questi show infiniti. Poteva anche sbandierine, cose, adesso le stanno usando un po' per le vere d'epoca, diciamo. Sì, si poteva evitare di rinviare per un po' di soldi che hanno già spesi per fare un po' di lavori. Dunque, comunque Mattarella non viene perché è avuto un lutto in famiglia, è morta la nipote, che è la figlia di Piersanti. Mattarella, insomma, che aveva in auto quando fu ucciso Piersanti Mattarella in un attentato mafioso. Esatto, che è il fratello del Presidente della Repubblica, quindi non viene Mattarella. La cosa oggettivamente per la città è una grave perdita, speriamo che comunque torni, perché effettivamente è comunque un onore per la città avere il Presidente della Repubblica. Ho saputo che dal prefetto è stato un sospiro di sollievo, c'era un po' di tensione, c'era sicuramente un po' di... Io l'ho visto più rilassato a tagliare il nastro, esatto, alle vele, era un pochettino più... C'era un po' di tensione. Poi cosa è successo? È successo che domenica l'Imperia ha giocato sul campo nuovo di zecca del Ciccione. Mamma mia. Ha piovuto, dai. Non in maniera assurda, in maniera incredibile, e la partita è stata sospesa con tutta una coda di polemiche, perché il presidente della squadra avversaria, Ligorna, ha polemizzato e non poco sul fatto che il campo dell'Imperia non ha tenuto sostanzialmente a una pioggia forte, però una pioggia che poteva, che un campo di quelle poi appena rifatto, di Serie D, quindi il campionato nazionale dilettanti, peraltro appena rifatto avrebbe dovuto tenere. La polemica c'è perché sostanzialmente si era detto più e più volte che per avere un campo in buone condizioni dopo la risemina ci volevano diversi mesi. Invece è stato fatto tutto di fretta e furia per poter iniziare la nuova stagione sul campo dell'Imperia, e il risultato è che sostanzialmente questo campo non ha tenuto. Ora io voglio sperare che sia un caso, come dire, che sia un caso, un episodio, no, ora stiamo arrivando verso l'autunno, verso la stagione delle piogge, che tutte le volte che piove, tutte le volte che piove l'Impero non gioca, anche perché fra non molto ci sarà il derby con la Sanremese, e quindi vogliamo sperare che non si facciano brutte figure con i matuziani sono contento solo se cerchiamo di farci umiliare ulteriormente da Sanremo, voglio dire. Però questa è stata la situazione. Questo lo ricordiamo, i lavori del Ciccione sono rientrati dove? All'interno, non rientrati con finanziamento, attenzione. Allora, è successo che il Comune ha chiesto un finanziamento, il PNRR, per realizzare una specie di cittadella dello sport, l'ennesima, dietro lo stadio Ciccione, nell'antistadio Ciccione, dove una volta c'era un parcheggio, c'era un piazzale in condizioni pietose, dove si allenavano i giocatori dell'Imperia prima di entrare in campo, c'era un riscaldamento, c'erano poi le macchine, parcheggiavano le macchine dirigenti durante la partita, insomma, effettivamente non era una zona meravigliosa. Diciamo che forse si poteva fare altro, comunque si è deciso di fare questo campo di padel, un campo di basket. Campo di basket non si sa perché c'è un canestro. E poi c'è un campo di bocce. Sulle bocce perché abbiamo parecchi. Esatto, però insieme a quello è stato rifatto l'impianto di illuminazione. Per rifare l'impianto di illuminazione sono dovuti entrare dentro camion, ruspe e compagnia bella. Quindi il terreno del Ciccione è stato
devastato, non si poteva fare altrimenti, e nessuno ha pensato che ci sarebbe stato un problema grave per l'impero, quindi l'anno scorso si è giocato ad Andorra sostanzialmente. I lavori sono arrivati in ritardo, ritardato in un bel po' di un anno, e alla fine si è arrivati proprio all'ultimo con la fine dei lavori, che sono stati inaugurati la settimana scorsa. Peraltro, parentesi, questa città dello sport ad oggi è chiusa. È stata chi la gestisce, come, perché non si sa, però ad oggi è chiusa. Quindi se uno vuole prenotare sto campo, vabbè, comunque ad oggi è chiusa, quindi è stata inaugurata, non si capisce perché, visto che non si può usare attualmente, però cose epiche, speriamo che mettano a posto il campo, speriamo che si possa utilizzare il più velocemente possibile. Comunque, nell'ambito di questi lavori, alla fine qualcuno, chi non si sa, ha pagato i lavori di rifacimento del campo. Dovrebbe essere stato il comune. Con quali soldi? Non si sa. Ce l'ha messi la ditta? Ma qualcuno dice che con le penali dei ritardi dei lavori il comune ha pagato. Non lo so, non mi pronuncio perché non lo so, quindi sono voci di corridoio. Qualcuno che fa qualche campo, accesso agli atti, magari questo campo è stato rifatto, non si sa con quanti soldi, con quali spese, compagnia bella. Perché comunque non ha passato alle prime piogge, niente. Insomma, sostanzialmente non ha retto. Ora speriamo che c'è ancora un po' di tempo. Non c'è molto tempo, perché oggi giocherà la Juniores anche in questo campo qua. Quindi poi non si può. Non dovrebbe piovere. Sì, questo sabato, quindi questo fine settimana dovrebbe giocarci la Juniores. E poi c'è un altro problema che ancora non si è ben capito. Cioè, quando ci sono le partite, la cittadella si può usare o non si può usare? Un altro aspetto che non è chiaro, perché forse gli spogliatoi sono gli stessi, quindi. C'è un po' di confusione, diciamo. Speriamo che qualcuno lo chiarisca il più velocemente possibile, in maniera tale che si faccia le cose fatte per bene. Il tempo stringe, come si dice, no? Bisogna fare tutto subito. Poi, però, questa è la situazione dello stadio Ciccione, quindi con tutte le polemiche del caso. Poi cosa è successo ancora? Non saprei, cosa è successo ancora? Dalla regia? No, di grosso non è successo altro. Niente. Non è successo altro. Diciamo che ora aspettiamo le elezioni, sono il momento, la ciccia più grande sono le elezioni regionali. Le vedremo delle belle, secondo me. Secondo me anche, sono elezioni decisamente molto, molto interessanti. E... secondo te, pronostico? No, non mi pronuncio perché secondo me è veramente un pronostico testa a testa, io direi un testa a testa e... vediamo che cosa succede, bisogna vedere che tipo di campagna elettorale verrà condotta. Certo, verranno i internazionali? Non verranno? Bucci li vorrà, perché non è che tutti li vogliano, Sì, ci sono alcuni candidati che dicono no, io, perché in teoria Bucci è un civico. Bisogna vedere se lui accetterà che ci mettano al cappello il leader nazionale. Ora, se viene la Meloni, bene, se viene Tajani ancora, se viene Salvini, la presenza di Salvini secondo me è pericolosissima, diciamo, quindi bisogna vedere se per evitare vuole venire, non lo fai venire, quindi magari diciamo, per trovare un accordo fanno venire solo la Meloni e via, che in questo momento ha una pill incredibile per Orlando, sarà sicuramente qualcuno del PD importante. Il PD chiaramente, insomma, penso che verranno i leader nazionali, giustamente, perché Orlando è la figura di spicco del Partito Democratico, è stato ministro della giustizia, attualmente parlamentare, quindi ovviamente è, insomma, una figura decisamente importante, quindi una sfida bella tosta all'ultimo voto, secondo me decisamente importante. E poi bisogna vedere i genovesi come reagiranno, perché questo è un altro aspetto importante. Sì, perché Bucci è il sindaco fino, mi pare, se non ricordo male, dal 2027, e quindi ha preso un impegno con i genovesi, che adesso, con tutto il rispetto per Imperia, non è Imperia, certo. E quindi ha preso un impegno, decide di candidarsi alla regione, e quindi che faranno i genovesi? Ovviamente poi la Genova è l'anno della bilancia, no? Se ti sentiranno traditi, preferiranno votare dall'altra parte, quindi insomma, secondo me è un... ci sono un sacco di incognite che bisogna valutare, bisogna vedere, perché la regione è evidente, si gioca tantissimo su Genova, certo, perché è il capoluogo di regione, la città più popolosa, e quindi è chiaro che a seconda di quello che decideranno i genovesi, lì si deciderà gran parte della campagna elettorale per le prossime. Genova comunque è stata colpita parecchio da questo scandalo, tra virgolette, di Toti, no? Diciamo così, questa inchiesta. E poi appunto c'è questa incognita dell'inchiesta, che è un altro aspetto molto importante. Ad oggi non è più uscito niente di clamoroso, diciamo, però diciamo che ci sono tanti chiacchiericci,
Certo. E quindi bisogna vedere se non ci sarà altro oppure se emergeranno altri dettagli che quindi potrebbero coinvolgere anche Bucci, che ad oggi è rimasto un po' defilato diciamo, però ci sono tante intercettazioni che lo coinvolgono, quindi bisogna vedere se la questione sarà finita lì o no, o meno, certo. Che poi insomma sappiamo bene, no, non è solamente la questione di essere indagati o meno, certo, sono coinvolte in alcune intercettazioni telefoniche, bisogna vedere quello che dice, ecco, certo, con tutte le conseguenze del caso, che poi la questione è tanto dibattuta, questione morale, tanto dibattuta dal centrodestra, appunto, che ha cercato di mettere un po' il bavaglio alle intercettazioni telefoniche per evitare che ci siano situazioni di questo genere. Però io quando parlo al telefono sono molto tranquillo, diciamo. Certo, quindi se non è niente ma non fare, paura non avere, quindi non vedo, dicevo, perché lo dicevo in un tempo un po' strano, te lo dico, sì. Tempi del fascio, te lo dico, è una citazione, però voglio dire, in effetti non capisco tutta questa stretta sull'intercettazione. Se non hai niente da nascondere, sei tranquillo. Hanno anche impedito la pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare. Sì, non si possono più fare tante cose. I giornalisti, non è un periodo tanto facile per i giornalisti. Però si può anche disobbedire, come si dice. Esatto. Disobbedienza in questo caso civile. È civile. Secondo me è più disobbedienza civile. Si chiama legittima difesa. Esatto. Va bene, comunque abbiamo parlato abbastanza. Sì. Quanto siamo? Abbiamo parlato abbastanza? O dobbiamo ancora sparare in parecchi ancora? Non so. No, secondo me abbiamo parlato abbastanza. Siamo già. Un po' ristretta questa puntata. Un po' ristretta. Però magari la prossima volta portiamo un ospite, magari un politico. Ma c'è un politico che mi ha detto che vuole venire. Vediamo se la settimana prossima viene. Ma di che tipo? Centrodestra. Centrodestra comunale, si vuole venire, o no? Comunale. Vuol venire, ci sono le elezioni regionali, adesso fa comodo a tutti venire, no? Raccontare un pochettino quella che è la propria visione secondo politica. Secondo me sarà un'inversione in tendenza, eh? Sì, anche sotto elezioni vengono tutti. È il momento perfetto per venire, parlare, chiacchierare, farsi fare un po' di campagna elettorale. Certo. Insomma. Anche perché non ci guarda nessuno, fondamentalmente. No, figurati. Infatti, no. Chiamato la scorta, dire fuori. Hai dato la volta. Vabbè. Va bene, comunque, quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Basta. Basta. Ci vediamo alla prossima. Venerdì prossimo, con questa volta ci sarà un ospite. Sì. Direi che certamente ci sarà un ospite. Interessante, secondo me, vedrai. Sì, Molto interessante. Va bene. Okay. Va bene. Ciao. A presto.